dopo la partenza di Francesco II. Innanzitutto rimanevano a Civitavecchia tre navi borboniche, il Messaggero, e non è un errore, si scrive proprio così, Messaggero, Delfino e Sfinge. Rimanevano a Marsiglia, perché erano state portate lì per fare delle riparazioni, il Samnita e il Saitta. Il Samnita era una nave molto grande, una piro fregata molto grande, e vengono vendute proprio in quei giorni, quindi facevano parte della marina borbonica, altre quattro navi, Avenire, Protis, Daoe e Stella. E quindi la marina esisteva già, continuava a esistere, ma non finisce lì. Cosa succede? Succede che i buoni Regno di Sardegna, il regno ormai il Regno d'Italia, voleva avere tutto il Cucuzzaro, non gli interessava aver avuto solo quelle navi che aveva trovato a Napoli prima e quelle che poi erano rimaste a Gaeta, vuole prendersi pure quelle navi che erano in questi altri porti. E allora cosa fa? Mette in mezzo una questione giuridica a livello internazionale, perché bisogna rivolgersi, no? Ovviamente non può essere né un tribunale napoletano, che non esiste più, né un tribunale piemontese a giudicare, perché sarebbe ovviamente la Valissiana che non poteva dare un giudizio spassionato, e si rivolge al tribunale dell'Aia e chiede di vendere, di sospendere, di dichiarare illegittima la vendita del Saitta. Ovviamente il Borbone, per portare avanti la resistenza a Gaeta, aveva dovuto firmare, chiedere dei prestiti, firmare i cambiali e gli albergai per comprare alimenti, per mangiare, oltre che munizioni, perché i soldati lì mangiavano. Quindi si era impegnato e voleva onorare i debiti del Borbone. E allora cosa fa? Si vende tutto. Sappiamo benissimo che quando uno si trova in ristrettezze, che fa? Si va a vendere l'oro, si va a vendere quello che non c'ha. Il re c'aveva queste navi, se le vuole vendere, erano navi buone, le mette in vendita, e i Savoia dicono no, è tutta roba nostra, anche questa. Allora vuole dichiarare illegittima la vendita e il tribunale dà torto ai Savoia. Luglio 1861, altro giudizio, viene sospesa la vendita del Saitta, che viene fatto trasferire a Barcellona, proprio perché i Savoia dicono no, la nave è nostra, non la puoi vendere. Ovviamente voi capite, l'acquirente appena sente queste cose dice vabbè, non la voglio più. E quindi già questo fa saltare la vendita. Novembre 1861, un'altra vertenza legale. Stavolta i Savoia si rivolgono al tribunale di Marsiglia per dichiarare nulle le vendite del Sannita e del Saitta che stavano là. E anche qui il tribunale gli dà torto ai Savoia. Quindi dicembre 1862, questa è una data molto importante. Probabilmente in questo momento non vi viene in mente, ma io all'inizio della mia chiacchierata vi ho detto che i Savoia avevano avuto un prestito di 5 milioni di ducati, avevano firmato dei cambiali che scadevano dicembre 1862, sì. E il Borbone aveva bisogno di soldi, ma c'erano questi cambiali, e cosa fa? Chiama degli intermediari finanziari, presenta queste cambiali, cioè, riscuotetele, ovviamente ti pigli lo scomodo, come fanno le banche, no? Nulla è cambiato rispetto all'epoca, oggi le cose sono più tecnologiche, ma il concetto è lo stesso, per avere questi soldi. Ebbene, che succede? Il governo di Torino dichiara che quel debito non si trova riconosciuto a carico di quello Stato che ormai non esiste più. E quindi si è chiuso il loop, è stato fatto fuori il debito e il creditore. Adesso vi mostrerò un'altra cosa. Luglio 1864, questa è un'altra data pure importante, l'ennesimo processo che viene fatto, la Corte Imperiale di Parigi addirittura, l'organo supremo, dichiara vendibili le navi Saitta e Sannita, che puntualmente vengono messe in vendita, succede il casino, il venditore se ne scappa. Per l'ennesima volta si rivolgono al tribunale, e un'altra volta ancora nel 1864 queste navi, che continuano ad avere a poppa la bandiera borbonica e continuano ad avere un equipaggio di poche persone, 7-8 persone che in realtà lo presidiano la nave, la presidiano, non è che ci possiamo parlare di, però è un equipaggio, anche se simbolico, esisteva. Quindi la Marina Borbonica continua ad esistere, non è sparita il 14 febbraio 1861. Dicevo, la cosa che adesso vi mostro è un documento particolare, molto importante, che io vi leggo.
In corrispondenza del desiderio espressomi con la pregiatissima di ieri, ho fatto immediatamente unire alla relativa posizione la inviata ricopia autentica dell'eseguita consegna al signor Severi dei due regi piroscafi Messaggero e Delfino. Di tanto ero in dovere di assicurare all'eccellenza vostra, di cui vi pregio, eccetera, eccetera, eccetera. È indirizzata a Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce, Don Leopoldo del Re, Ministro Segretario di Stato della Real Marina di Sua Maestà Siciliana, in Roma. E la cosa più importante è questa che vi mostro adesso, la data, 9 marzo 1870. Quindi questo è l'ultimo documento che noi abbiamo trovato, che attesta la presenza di un ministro, quindi di un ministero, che praticamente pochi giorni prima dichiara che hanno venduto queste navi, finalmente sono riusciti a vendere, questo signor Severi se l'è comprati questi due vapori, sono le ultime due rimaste, e quindi possiamo dire che la marina borbonica non è finita nel 1860-61, ma ha continuato a esistere fino al 1870. Bene, adesso io mi voglio congedare da voi con una mia riflessione sulla storia, che affido a voi. Allora, l'uomo è un animale intelligente perché sa apprendere dalla propria esperienza. L'uomo saggio è tale perché apprende dall'esperienza degli altri uomini. Il più saggio degli uomini è colui che apprende dalla storia, la quale non è altro che l'insieme delle esperienze fatte da tutti gli uomini che ci hanno preceduto su questa terra. E vi ringrazio per la vostra pazienza.